Buongiorno, siamo nel Salotto Fise, questa mattina con me ospite Luciano Rizzi, dirigente area Fiera Verona. Luciano, allora, questa è veramente una grandissima scommessa, come tutte le grandi scommesse, partita ovviamente con tanti dubbi ma anche con tantissima positività. Beh, malgrado la limitazione del tempo, dei tempi organizzativi, siamo davvero soddisfatti. Lo riscontriamo anche direttamente da chi per primo si è interessato anche come partecipazione a questa prima edizione. Una prima edizione che, ripeto, supera qualsiasi aspettativa, ma soprattutto qualitativamente supera tutte le nostre aspettative. Quindi questo per dire, siamo particolarmente contenti. È chiaro che come prima edizione è un'edizione anche di studio, è un'edizione dove dobbiamo capire come organizzazione su questa piazza, la piazza di Roma, e questo bacino importante anche dal punto di vista dell'equitazione in generale, quindi dobbiamo capire su cosa effettivamente puntare di più. Sì, infatti, anche perché voi avete una storicità su Fiera Cavalli Verona e quindi c'è proprio un polso della situazione, un target ben identificato. Roma, quando parlo di scommessa, è rispetto anche ad un'apertura del pubblico, a identificare un po' i gusti di un'utenza alla quale rivolgersi. È esattamente questo. Abbiamo monitorato quello che è stato anche il riscontro dalle famiglie che ci sono venute a visitare. Abbiamo visto ad esempio nell'area dedicata ai bambini l'enorme successo e il divertimento stesso, non solo del bambino ma della famiglia intesa come famiglia. Su questo dovremo porre un'attenzione tra le varie cose di tutte appunto quelle iniziative che possano raggiungere il target del pubblico generale, del romano, perché Roma dal punto di vista sportivo rappresenta un'importante piazza, è tra le prime 4 o 5 regioni con il più alto tasso di iscrizioni appunto alla FISE, quindi allo sport. È la seconda regione, ecco, in termini di affiliati esatto, di iscrizioni. E quindi per la parte sportiva, devo dire, anche per la storicità che appunto ci portiamo dietro da Verona, non abbiamo problemi nell'andare a identificare i contenuti più corretti per questa piazza. Dall'altra parte, chiaramente per il target dei romani, delle famiglie romane, del pubblico generalista, vogliamo, ma abbiamo bisogno chiaramente e dobbiamo porre uno studio attento su tutte quelle iniziative spettacolari, mi viene in mente, e non spettacolari, che possano comunque raggiungerli o perlomeno, ecco, stuzzicare l'interesse per farli avvicinare a questo mondo straordinario e al contatto con questo animale straordinario che è il cavallo. Sì, infatti, ed è corretto quello che dici, anche perché ricordiamo che queste sono iniziative non solo dal punto di vista sportivo, ma proprio che ci danno la possibilità di avvicinare un mondo di appassionati o solo persone che amano questo esemplare fantastico e grazie al quale poi soprattutto con i bimbi, e quest'anno voi lo avete già fatto nel primo giorno di apertura, con un maggior coinvolgimento delle scolaresche, un maggior coinvolgimento dei giovani, perché ricordiamo che attraverso la relazione col cavallo poi si possono affrontare e risolvere anche tantissime problematiche, una delle tante è quella sul bullismo. Assolutamente sì. E grazie di avermi dato questo spunto, perché non ci fermiamo, ovviamente ormai storicamente ci conoscono, guardando anche i contenuti di Verona, anche qui vogliamo portare anche quegli aspetti, quelle iniziative sociali che riteniamo importanti e che ne abbiamo fatto veramente, giusto per essere in tema, un cavallo di battaglia. Qual è il sogno, che sicuramente c'è, se puoi dirlo, proprio di un punto non di arrivo, ma di un punto da toccare secondo l'esperienza di Verona Fiera che vorreste portare a casa nei prossimi intanto 3 anni qui sulla piazza di Roma? Ma l'idea di organizzativa, ecco, di mettere mano come Fiera Cavalli di Verona su Roma è innanzitutto quella
di essere in grado di parlare ad un pubblico che a volte fa difficoltà a raggiungerci su a Verona. Quindi ci siamo posti come obiettivo quello di cercare di coinvolgere sempre di più, per quanto riguarda sia la parte sportiva che generalista, il centro-sud. Sappiamo quello che valiamo, ma non perché ce lo diciamo noi, ma perché ci viene riconosciuto, e questa esperienza vogliamo portarla al servizio di tutti. Appunto, l'obiettivo principale è quello, ecco, di far conoscere questo mondo, perché l'abbiamo detto prima, dal punto di vista non solo sportivo, dal punto di vista sociale, dal punto di vista del puro divertimento, quello che vogliamo cercare è di avvicinare la gente a questo mondo, al mondo del cavallo. Grazie Luciano Rizzi per essere stato ospite del nostro Salotto Fise, un in bocca al lupo davvero, con un viva il lupo megagalattico, e ci rivediamo a Fiera Cavalli, Cavalli a Roma, Fiera Cavalli Verona, ok, ma Cavalli a Roma 2021. Assolutamente sì, grazie a voi. Grazie Luciano.